La notizia è che nonostante continue dichiarazioni contrarie di politici locali con grande clamore di stampa, ogni azione di trasferimento al comune di aree del Porto Franco Nord di Trieste è bloccata. Un blocco, quello di cui parla l'ideologo di Bloccata Trieste Libera, Paolo Parovel, determinato dall'azione di accertamento e di registrazione della proprietà attuale, come stabilita dalle norme specifiche del Trattato di Pace di Parigi del 1947. Una proprietà che gli indipendentisti, guidati da Roberto Giurastante, hanno rivendicato come propria del territorio libero di Trieste con la richiesta di intavolazione al libro fondiario. La Corte d'Appello ha già risposto in merito, decidendo di non dare seguito alla richiesta in data 16 giugno, ma Trieste Libera ne ha già presentato un'altra per contrastare la sdemanializzazione, manifestando l'intenzione di portare avanti la battaglia legale ad oltranza. Il tentativo di eliminare mezzo Porto Franco internazionale del territorio libero di Trieste e di venderne le aree è una truffa colossale, e lo dico sotto mia personale responsabilità. Parovel accusa l'intera classe politica del governo, dal governatore Serracchiani, nonché numero 2 del PD, al sindaco di Trieste Cosolini, dal capogruppo della Camera del PD Rosato, al senatore Russo, non risparmiando nemmeno il costruttore Enrico Maltauro, Vittorio Sgarbi, l'attuale prefetto Garuffi, il suo predecessore Giachetti e il commissario del porto D'Agostino. Parovel e Giurastante poi sono entrati nel merito degli obiettivi e dei perché di quella che Trieste Libera continua a definire una truffa. Quali sono gli obiettivi della truffa? Gli obiettivi della truffa sono una gigantesca speculazione immobiliare ed edilizia sull'area e il dirottamento permanente dei nuovi enormi traffici previsti sull'asse Baltico-Adriatico da Trieste sui porti della penisola italiana.